Rassegna stampa, chi comincia? Ciro? Comincio io, dai. Ok, vai, ciao. Comincio con la Gazzetta. A stampa invertita. Sì, oh, ok. Questo è bello. Mi sento tanto Giobbe Covatta. Non so se voi eravate fan, no? Era un grande della rassegna stampa. Dei suoi libri li leggeva con grande, diciamo, parsimonia e, diciamo, ironia semplice. Sì, yes. Sì. Ma allora, Gazzetta dello Sport che in prima pagina, insomma, parla del Milan. Il Milan ci ricasca per il Carpi 1-0-0 d'oro e quindi al centro c'è Al Diavolo. E quindi San Siro fischia, Bacca polemico per la sostituzione, Donnarumma decisivo, ma Brocchi merita fiducia. Quindi la Rosea invita appunto l'ambiente rossonero a dare fiducia appunto a Cristian Brocchi, che tra l'altro è appena la seconda panchina, insomma, come allenatore della prima squadra dopo tanti anni ad allenare la primavera. E quindi si parla di un Milan ancora malato, perché purtroppo la stagione è quella che è, insomma, il pareggio con il Carpi è lo specchio di una stagione non esaltante. È andato via Mihajlovic, ma ora l'unico obiettivo resta la finale di Coppa Italia del 21 maggio contro la Juventus. Però la Gazzetta dello Sport analizza anche lo Sprint Champions ed Europa League, perché chiaramente le ultime quattro giornate saranno decisive da questo punto di vista. E non c'è il Napoli, non viene citato, perché si parla di Champions terzo posto. Quindi la Rosa ha da per scontato che il Napoli arriverà secondo e quindi mette... Bufata? Sinceramente non mi aspettavo questa cosa, però mette Roma, Inter, Fiorentina e Milano per questa volata Champions ed Europa League con le varie stelline. Insomma, addirittura la Roma ha l'impegno più proibitivo, perché affronterà il Napoli, 5 stelline l'impegno della Roma, quindi insomma sarà sicuramente la partita più difficile. L'Inter invece affronterà in casa l'Udinese e potrebbe rosicchiare qualche punto, ma l'Inter la Champions l'ha persa nel turno infrasettimanale. Sicuramente sì, ormai è andata con il Genoa. Ed è andato matematicamente anche il secondo posto, perché ha 4 giornate, 12 sì, punti. Sì, basta un punto al Napoli per avere la matematica certezza, ma in realtà l'Inter basta non vincere con l'Udinese e il Napoli sarà già matematicamente poi in Champions. Poi ci sono anche le altre squadre che appunto lottano per un posto in Europa League, perché ripetiamo, è molto difficile arrivare in Champions visto che la Roma ha 7 punti di vantaggio sull'Inter, con la Fiorentina e il Milan che sono lì a lottare per un posto d'onore in Europa League. Poi però c'è anche la volata salvezza che analizza la Gazzetta, perché questo è molto interessante, con Carpi, Frosinone e Palermo che si giocano un solo posto a disposizione. E la prossima giornata sappiamo bene, c'è il turno. Pensa se vinceva il Frosinone, che bagarre. Sarebbe stata una bagarre ancora più incredibile. Adesso ci sarà proprio questo Frosinone-Palermo domenica alle 12.30, mentre il Carpi giocherà lunedì in casa con l'Empoli. Questa potrebbe essere un'altra giornata decisiva per la corsa alla salvezza. Il calendario comunque, insomma, è abbastanza complicato secondo me per tutte, quindi sarà veramente una volata interessante fino alla fine, e si deciderà tutto alla 38esima giornata, perché questa corsa salvezza diventa veramente molto molto eccitante. La Gazzetta però parla anche del Napoli, perché comunque ovviamente lunedì si giocherà Roma-Napoli, ma parla anche del Napoli in ottica nazionale. Possiamo leggere infatti a pagina 11 della Rosea in edicola oggi: prima il Napoli, poi l'Italia. Questa è la doppia sfida di Jorginho, il regista pronto ad affrontare De Rossi. Stesso duello per una maglia all'europeo, si chiede la Gazzetta. E in effetti, insomma, considerando l'infortunio di Marchisio, adesso si riaprono un po' le gerarchie per il centrocampo e Jorginho potrebbe rientrare nelle scelte di Antonio Conte, e si giocherà probabilmente una maglia proprio con De Rossi, che sembra uscito un po' invece dalle scelte del CT della nazionale. Quindi sarà una sfida interessante anche da questo punto di vista, e noi tifiamo per Jorginho, perché secondo noi la nazionale se la merita assolutamente. Sì, dopo l'infortunio di Marchese soprattutto. Assolutamente. Insomma, la Rosea chiaramente dà molto risalto anche ad altri argomenti, si parla di Totti, si parla di Serie B, però insomma noi vi invitiamo ad acquistare la Rosea, perché oggi comunque veramente ci sono tanti argomenti. Voglio chiudere con il rompipallone o di andare su Napoli Calcio News, dove ci sono le perché questa mattina è stata fatta chiaramente la segna stampa. Voglio chiudere con il rompipallone di Gnocchi. Ti piacerà, Raffaele? Aspetta, teniamolo sì, teniamolo come pezzo forte di chiusura di rassegna stampa, perché voglio ascoltare che cosa ci dice il nostro Fedeman sul cosa c'ha in serbo. Allora, il Corriere dello Sport. Allora, il Corriere dello Sport punta in prima pagina in alto, ci dice, ci avverte che l'Inter ha trovato chi si compra il 20%. Come sapete, Toir ha necessità di rimpinguare le casse, perché la situazione dell'Inter non è così come rosea come si pensava. Dato che Moratti dice se me la dai tutta, non in quel senso femminile. Non facciamo ironia, passa
Diciamo che comunque i cinesi si stanno prendendo il 20%. Toyota è contento, così tra i cinesi e il suo essere giapponese la cosa asiatica diventa totalmente roba dell'Inter. Ecco, ecco. Poi sempre il Corriere dello Sport in alto ci parla di Hamsik. Dice Hamsik, cuore di Napoli, 400 presenze in maglia azzurra, arriva, gli dà la possibilità lunedì, 400 presenze in maglia azzurra, sì. Arrivò 9 anni fa, è diventato un simbolo, così dice, cioè da 9 anni a oggi giorno. E tra l'altro Hamsik 400 presenze, a meno uno da Maradona come bomber della Serie A, quindi 81 gol Maradona, 80 Hamsik, e prima di Napoli-Atalanta del 2 maggio sarà premiato da Beppe Bruscolotti. Ah, notizia fresca, fantastico. Una cosa interessante dal vecchio capitano. Quasi un passaggio di consegne. Per quanto riguarda il sottopancia della prima pagina del Corriere dello Sport, c'è ancora il desolante pareggio del Milan con Carpi 0-0. Bruttissimo. Milan, solita musica, ci dice il Corriere dello Sport. L'effetto Brocchi si è subito dissolto, San Siro fischia e c'è un caso Bacca. Insomma, tra Brocchi e Bacca non si sa come sciogliere il dilemma. No. Poi abbiamo sempre nella seconda pagina, ci riporta le 400 presenze di Hamsik, che lo tratta in tre modi: Hamsik con i capelli rifatti, Hamsik senza capelli e Hamsik dimezzato, insomma, vari gusti del taglio di capelli. Poi sì, il Corriere dello Sport si spinge avanti, dice quali saranno le strategie del futuro, il futuro dice Klassen, che è un olandese, come prima alternativa ad Hamsik. Magari, sì, dico io, magari, un bel giocatore. Con l'Ajax ci rivela il Corriere dello Sport, c'è già una promessa dallo scorso gennaio, obiettivo anche Zielinski, l'Udinese, però spara alto, perché come sappiamo tutti Zielinski sta all'Empoli, ma è di proprietà dell'Udinese. Tra l'altro, piccola parentesi, poi ne parleremo magari successivamente. Puntate su Zielinski al Fantacalcio l'anno prossimo. Perché Zielinski all'Udinese sarà un grandissimo crack di mercato l'anno prossimo. La spiderina. Allora, teniamo, per quanto le altre notizie, c'è il Corriere, sottolinea che c'è un certo mal di trasferta che ha sottolineato l'ultimo ostacolo verso la Champions. Cioè, la vittoria esterna manca dal 13 marzo. Allora il Napoli ha detto: ma perché non ti fai i fatti tuoi? Guarda te. Che tra l'altro è da Napoli questa cosa. Insomma, c'è un po' che di tradizione della Campania. Poi la panchina scalpita, cioè il Corriere dello Sport, con la vittoria come la vittoria col Bologna ha testimoniato, anche i panchinari hanno dato il loro contributo. E quindi si è emerso un'altra fazione. Cioè, mentre prima ancora si credeva che il Napoli non avesse la panchina e fosse Higuain dipendente, invece riscopre anche in David Lopez, che ha segnato e si è scusato per il modo birichino in cui ha segnato. Un po' di fortuna, però anche Mertens, lo stesso Gabbiadini, sono pedine che si pensava erano secondarie, ma in realtà hanno dato la loro ottica benaugurante, prospettica per i risultati del Napoli. Perfetto. Poi si parla anche della Roma. Brevissimamente, che così poi ascoltiamo il rompipallone. Leggiamo. Si è fatto una media: ogni 72 minuti segna Totti. Quindi fatevi i conti. Aia. Vabbè, una media quasi nazionale. Mi raccomando, attenzione. Provocazione a Conte, convochi Totti e l'Italia ha qualche possibilità di vincere l'Europeo. Probabilmente. Ecco, chissà. Chissà. Questo è un invito spassionato, se non lo convoca fatti suoi pensa già al Chelsea. Sì, questo. Oggi è intervenuto Prandelli a Radio Ufficiale del Napoli, ha detto: io Gabbiadini l'avrei convocato a occhi chiusi. Ecco, vedi. Comunque, chiudiamo con importante, no, beh, ci sono venuti disparati, perché comunque anche chi non gioca, dato che è un campionato che ha molte presenze di stranieri, sarebbe opportuno rivalutare anche i panchinari, che sono fior di campioni. Io adesso vorrei ascoltare il rompipallone. Cosa ci dice Gene Gnocchi? Eh sì, questo ti piacerà molto, perché ha sfondo politico questo rompipallone. Ah, va bene. Totti per fortuna non bolla, Bertolaso purtroppo anche lui.